Buongiorno da Polentone in Giappone, come state? Mi trovo qua a Hiroshima Centro, siamo a 5, massimo 10 minuti dal Parco della Pace e oggi vi mostro il nuovo stadio di calcio chiamato Edion Peace Wing Stadium e questo è lo stadio di calcio che è stato completato a febbraio 2024, quindi praticamente da oggi che sto realizzando il video parliamo di neanche un mese fa, e qui gioca la squadra di calcio professionista di Hiroshima che si chiama San Frecce, che ha vinto il suo primo titolo nazionale nel 2012 e quindi da quel giorno, da quell'anno hanno progettato la costruzione di uno stadio di calcio appositamente per loro qui al centro città e hanno vinto anche lo scorso campionato, quello del 2023, e per festeggiare appunto adesso hanno questo stadio tutto per loro che accoglie circa 28.500 persone. Stanno ancora facendo degli altri lavori per completare appunto la struttura, la parte come si dice circostante, ma già adesso i San Frecce giocano all'interno di questo stadio. E oggi è un giorno feriale, non ci sono partite, ma comunque lo stadio, o comunque sempre la parte circostante, è accessibile e in questo video oggi vi mostro che cosa c'è all'interno. Allora, partendo dal fatto che appunto la zona che vedete è aperta dalle 9 alle 21, dentro c'è anche una zona food dove vorranno o comunque stanno cercando di vendere e proporre più di 150 tipologie di cibi provenienti da 9 paesi diversi, tra cui l'Italia, il Belgio, la Germania, la Francia, il Messico, l'America e altri paesi asiatici. Pensate che appositamente per i fan che hanno famiglia e che non vogliono mancare durante le partite qui allo stadio, hanno creato appositamente delle kids room, quindi delle zone proprio diciamo vista stadio, dove appunto i genitori possono guardare tranquillamente la partita di fianco ai bambini o comunque tenendo d'occhio i propri bambini che giocano appunto all'interno di questa kids room. Quindi pensate appunto all'idea che hanno avuto questi giapponesi. Adesso abbiamo girato l'angolo, queste stanze qua sono nursing room, quindi qua c'è la zona dedicata per cambiare i pannolini dei bambini. Adesso cerco di fare un po' di farvi vedere un po'. Qua c'è children space, quindi un'altra stanza per i bambini, eventualmente magari le mamme a cui non gliene frega niente del calcio possono venire qua e magari i mariti si guardano la partita. Qua c'è un negozio dedicato agli Hiroshima San Frecce che, come vi dicevo sempre in questo video, l'anno scorso hanno vinto il campionato nazionale, quindi qua c'è tutta una serie di uniformi, divise, gadget relativi appunto agli Hiroshima San Frecce. Guardate, anche portachiavi per i vari giocatori. Qua sono tutti asciugamani. Guardate gli asciugamani con le facce dei giocatori. Guardate, c'è anche il cup away. Questa è la mascotte. C'è anche un po' di dolciaria qua, un po' di roba da mangiare, dei biscotti anche. Questi costano più o meno 5 euro. Qua abbiamo delle grate da dove si può intravedere all'interno lo stadio. Guardate con le sedie, con i appunto vari colori, come si vede appunto nei vari videogiochi. Io non ho mai assistito a una partita di calcio in vita mia, mai andato allo stadio. E per gli amanti di Ollie e Benji, che qui si chiama Capitan Tsubasa, qua c'è Tsubasa Ozora, che così si chiama in giapponese, ed è un murales di 8 metri realizzato appunto dal creatore di
Olli e Benji, che si chiama Takahashi, e questo è un murales appunto realizzato appositamente da Takahashi per lo stadio Peace Wing di Hiroshima. Tra l'altro questa parte del murales qua è una foto vera che c'è all'interno del Museo della Pace. Comunque, in queste scritte, scritte in giapponese, c'è un messaggio di pace di Capitan Tsubasa, quindi di Olli, che dice che lui, con il potere dello sport, quindi nello specifico del potere del calcio, vuole provare a portare la pace nel mondo. Guardate che bello. Con il Gamebak Dome, bellissimo. Questo è lo stadio. In questa parte dello stadio c'è Legendo Senshu, cioè sono i giocatori leggenda, o comunque qui giocatori che hanno fatto la storia della squadra appunto Sanfrecce di Hiroshima. C'è scritto appunto anche da che anno hanno giocato, l'anno di nascita, quindi questo del 76-71, questo dell'81. Fa anche vedere i risultati sportivi che hanno ottenuto negli anni. Questo dell'87, anche giovane. 89, 85, insomma, questo qua è quanto. Abbiamo fatto le scale per scendere qua e, oltre ai lavori che stanno continuando a fare, questo è l'Hiroshima Soccer Museum. Costa 500 yen l'ingresso per gli adulti, 300 yen per i bambini, e c'è un po' la storia delle Sanfrecce di Hiroshima, e poi c'è un po' la storia anche qua all'interno di Hiroshima. Palladium Peace Wing Stadium è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, scrivete nei commenti qual è la vostra squadra del cuore di calcio. Io ero simpatizzante interista, ma adesso proprio del calcio non me ne frega niente, lo ero quando ero giovane. Adesso proprio zero. Scrivete nei commenti qual è la vostra squadra del cuore, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, se verreste, o comunque se voi andreste a vedere una partita di calcio in Giappone. Commentate, condividete. Al prossimo video del Giappone, ciao da Polentone, ciao ciao.